con la fine delle festività natalizie è iniziata la nuova organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale con l'azienda Toline Toscane, servizio gestito dalla nostra regione toscana. E in particolare è cambiato nei comuni dell'area pisana. I comuni dell'area pisana hanno visto una riorganizzazione del servizio con un aumento totale del numero di corse, anche dei chilometri percorsi da parte degli autisti con i loro mezzi, al quale va il ringraziamento di tutti i comuni della provincia di Pisa. Però ecco, sono iniziate anche le difficoltà a carico degli studenti, non erano previste, ma in alcuni casi ci sono stati dei problemi sulle corse scolastiche, sia per il numero degli automezzi, e al di là della frequenza, proprio il numero degli automezzi che garantivano un completo trasporto degli studenti dai comuni della cintura di Pisa verso la città di Pisa e viceversa, e poi la modifica di alcune corse che prima erano dirette da alcune scuole verso i comuni dell'area pisana, adesso non lo sono più, ma bisogna cambiare per garantire il trasporto da alcune scuole verso i propri comuni dove gli studenti risiedono, quindi una difficoltà. Devo dire che in alcuni casi c'è stata una immediatezza della correzione a fronte di una osservazione da parte mia particolare, confronti della Toline Toscana nella mattina di martedì. Nella giornata di mercoledì già c'è stato un cambiamento. Altri disagi stanno creando perché il cambiamento degli orari a fronte di un aumento di corse ha provocato proprio una cadenza cambiata degli orari di riferimento, quindi alcuni clienti, alcuni cittadini devono riorganizzarsi perché gli orari non combaciano più a fronte di quelli che erano prima. Ecco, abbiamo chiesto stamani in una riunione come provincia di Pisa, la regione toscana, la creazione di un tavolo permanente, continuo, che consenta di monitorare costantemente e continuamente questa riorganizzazione del servizio dei comuni dell'area pisana e quindi del trasporto pubblico locale. Ci auguriamo che a fronte di questo tavolo ci siano immediatamente correzioni per migliorare questo servizio, che è molto importante per i cittadini, per tutti i residenti dei comuni dell'area pisana, un servizio per il trasporto pubblico locale che, lo ricordo, è anche a tutela dell'ambiente.